con auto scaricato, dovrei sapere tutto. L'idea di questi incontri è per farvi vedere un attimino quello che è il medio formato Fujifilm e quello che solitamente dai media e dalle schede tecniche non si riesce a capire, che secondo me è la cosa più importante, cioè come può essere facile utilizzare oggi un medio formato rispetto a tutto il tempo fa. E io nella scaletta vorrei toccare tre punti. Il primo punto è: perché utilizzare un medio formato? Perché utilizzare una mirrorless? E poi andiamo sullo specifico: perché utilizzare la GFX, che è la cosa che mi interessa di più, per farvi capire l'operatività della macchina. E quindi il primo messaggio che voglio darvi è proprio questo: attenzione che il medio formato oggi è un qualcosa che si può tranquillamente trasportare. Questo è una macchina che è grande con una reflex full frame, ok? Ma essendo una mirrorless, non ha lo specchio, si riesce a alleggerire di più. Questo sensore è un sensore che è molto più grande di quello di full frame. Mirrorless, un vantaggio è il fatto che non avere lo specchio riduciamo le vibrazioni. Il non avere lo specchio meccanicamente ci permette di avere meno problemi di micromosso, quindi a parità di situazione, con tempi critici, riusciamo ad abbassare un attimino questa soglia. Il mirino elettronico, quali sono i vantaggi? Cioè, il mirino elettronico oggi, se è qualitativo, dà una serie di infiniti di vantaggi. Io ho preparato 10 punti, ma possono essere di più perché ogni giorno me ne saltano fuori nuovi. Allora, sopra e sotto esposizione in diretta durante lo scatto. Vedere l'effetto di qualsiasi simulazione pellicola. Noi abbiamo all'interno delle simulazioni belle, Astia, Provia. Se lavoro in bianco e nero, posso immergermi nel bianco e nero dal mirino, perché il mirino elettronico mi sta facendo già vedere il bianco e nero. Non sto vedendo a colore per immaginare come sarà, ma sto vedendo quello che succede in diretta. Possibilità di ingrandimento dell'area di fuoco. Vedere l'effetto dei filtri, l'istogramma a livello elettronico in diretta, poi le faccio vedere proprio in diretta. Ecco, vedete queste spunte, io posso togliere e metterle, e quindi posso completamente attivare tutte le potenzialità del mirino elettronico, poi le posso anche disattivare. Quindi, adesso io ho attivato tutto. Anche la livella. C'è tutto, sì sì. Cosa deve avere però questo benedetto mirino per far sì che diventi una cosa interessante? 3.690.000 pixel, perciò 3 milioni e mezzo facciamo, su una diagonale da mezzo pollice. Negli LCD più belli, LCD avete magari, non so, 2 milioni di pixel, o anche 3, ma su una diagonale di 3 pollici. Tra l'altro la messa a fuoco hanno la possibilità di fare il focus peak, quindi avere la possibilità di vedere la bordatura laddove c'è il fuoco, però vi dico, si vede talmente bene da questo mirino che la messa a fuoco la vedi già senza bisogno di... Io per dire non uso niente perché preferisco ingrandire, poi dopo lo vediamo anche lì. Vi dicevo, posso avere la bolla in diretta e l'istogramma con i colori in diretta, con i vari canali in diretta, e vedete che l'effetto lo vedo in diretta, quindi anche questa cosa è un bel controllo. Sopra c'è questo LCD che vi permette, qui potete inserire i parametri che vi interessano di più, customizzabili a piacere, quindi avete tutti i parametri principali che vi interessa una portata di LCD. Sensore, dicevamo, 1,7 volte più grande rispetto a quello di una macchina full frame. Qui ci tengo a sottolineare una cosa. Ho sentito voci che dicevano ma questo sensore è un sensore che fa Sony e che è uguale un po' per tutte le macchine. Allora, Sony li produce, nel senso che li fa, ma li fa su specifica nostra, cioè noi decidiamo che cosa vogliamo fare. E quindi loro ce l'hanno fatto loro, cioè ce lo fanno loro nella fabbrica, ma è su specifiche, su brevetto nostro. Quindi ci sono delle cose che Fujifilm ha voluto tenere in considerazione. Faccio degli esempi: le microlenti per questa macchina sono state fatte in una maniera particolare per avere la nitidezza massima. Le microlenti sono un po' più piccole sul sensore, sul singolo fotodiodo, proprio per andare a ottenere il massimo rendimento
per quanto riguarda la nitidezza. Il processore è l'X Processor Pro, che viene utilizzato anche sulla serie X, quindi molto veloce, molto performante. Allora, attenzione che intanto a livello ottico Fujifilm ha una storia del medio formato, che ha sempre fatto ottiche per medio formato. Fujifilm ha il vantaggio di potersi fare le ottiche, le ha sempre fatte per medio formato e continuerà a farle, e adesso le sta facendo specifiche proprio per il digitale. E possibilità anche di collegarsi a un dispositivo tablet o a un cellulare. A breve uscirà un softwareino che si chiama X RAW Studio, che può servire ai clienti che vogliono utilizzare la CPU della macchina per la conversione RAW. Un altro programmino gratuito che si chiama X Acquire. Allora, X Acquire è un programma che già esiste. Cosa fa? Se ho la macchina, posso tenere la macchina collegata al cavo USB, scattare con la macchina, semplicemente questo programmino mi butta tutti i file in una cartella che poi posso gestirmi dove vuole. Questo per farvi capire veramente che una volta che vi settate la macchina la fate semplice e pratica come volete. Altre domande, dubbi, tutti giochiamo con la macchina, vediamo qualche scatto. Okay. Grazie per la domanda. Grazie.